L'ultimo trailer di The Day Before credo sia uno dei più brutti che io abbia mai visto. Voilà, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video. Come avrete capito parliamo del trailer, l'ultimo di The Day Before, questo titolo survival horror paratutto in terza persona che è stato annunciato circa 2 anni fa e che si è mostrato adesso con un nuovo trailer annunciando e ribadendo quella che è la data d'uscita, ovvero il 10 novembre di quest'anno. Un trailer veramente assurdo, che è veramente pessimo, e anzi, diciamo la verità, è un buon trailer se fosse il videogioco Need for Speed o Forza Horizon o The Crew o tanto altro, ma per un survival horror cosa caspita c'entra? Io non mi sono preparato molto in questo video, è più uno sfogo il mio, perché avendo studiato anche economia, nel mio piccolo mi rendo conto anche di quelle che sono le falle enormi di una comunicazione del genere. Partendo da quella che è la storia di questo titolo, in breve, un videogioco presentato circa 2 anni fa attraverso un trailer di gameplay pazzesco con una grafica mostruosa che a tutti gli effetti sembrava unire l'open world di The Division e anche il gameplay di The Division a qualcosa di The Last of Us in termini di survival e di ambientazione e di atmosfere anche. Insomma, unendo The Division e The Last of Us, capite bene che le aspettative erano enormemente salite alle stelle. Poi nel corso del tempo sono usciti nuovi trailer, si è visto un downgrade grafico via via sempre più marcato rispetto a quello, diciamo, alla grafica, all'aspetto tecnico iniziale che era mostruoso, e questo ce lo potevamo anche aspettare, ma il videogioco è stato rimandato più volte e adesso è stata annunciata questa data d'uscita che speriamo sarà quella vera, ovvero il 10 novembre. Volendo tralasciare il discorso dei rinvii, che vengono giustificati soltanto perché ad oggi sono una cosa che, con cui dobbiamo convivere e che tutti i publisher fanno, ma altrimenti anche quello sarebbe da attenzionare, tutto quello che c'è intorno a The Day Before è veramente assurdo. E questo titolo è passato dall'essere uno dei più attesi ad essere uno dei più perculati, perché dopo un trailer del genere che io vi starò facendo scorrere, con questa macchina, questa specie di Lamborghini gialla che percorre delle strade deserte in una città sicuramente bellissima, ma insomma inutile, cosa c'entra un trailer del genere, soprattutto dopo i rinvii, dopo che non si vede questo titolo da un po'? Come fai a fare un trailer del genere che non fa capire nulla e soprattutto non c'entra nulla con il mood e con il genere del gioco? Io faccio fatica veramente a immaginare come si possa decidere consapevolmente di fare un trailer, uno spot del genere per un videogioco survival horror. E allora vorrei entrare più nel merito della pubblicità. La pubblicità è uno strumento fortissimo, fortissimo di mercato, una delle 4P del marketing, quindi una delle 4 variabili principali che portano alla vendita di un prodotto sul mercato. The Day Before l'aveva fatto benissimo all'inizio con i trailer iniziali. Con questo trailer credo che abbia distrutto tutto l'hype che aveva costruito, e i risvolti di questa campagna sono super negativi, come vi dicevo, perché si può passare da risultati ottimi a risultati disastrosi. In questo caso non solo chi non conosce il gioco, che vede questo trailer e si chiede ma che gioco è, un gioco di corse? Ragazzi, vedendo questo trailer si potrebbe dire che è un caspita di gioco di corse, ma anche chi lo conosceva già e quindi sa che non è un gioco di corse, adesso lo rivede, dopo mesi, dopo i rinvii, e dice ma in cosa lo stanno trasformando questo survival che doveva essere un misto di The Division e The Last of Us? Cosa sarà alla fine, visto che mi fanno vedere una macchina che corre per strada? Una macchina che corre per strada. Ecco, insomma, questo non è un video lungo, non vuole essere un video tecnico su quanto sia importante la pubblicità, ma semplicemente alcune considerazioni. In questo caso è stato fatto un disastro completo. Io faccio fatica a pensare a tante altre pubblicità nel mondo videoludico che abbiano avuto un impatto negativo e siano state tanto perculate quanto questo trailer di The Day Before, ed è veramente un peccato, viste le aspettative che c'erano, viste le premesse che c'erano relativamente al successo di questo titolo, che veramente all'inizio era atteso come il nuovo misto appunto di The Division, il primo, e The Last of Us. E ad oggi invece ci ritroviamo un titolo che uscirà a novembre, forse, se tutto va bene, ma che non sappiamo come sarà, non sappiamo nemmeno che cosa sarà, non sappiamo più che cosa sarà, visto questo trailer. Poi vai a ribadire alle persone che rimane un survival horror, ma allora perché questo trailer con una macchina che gira per una città? Insomma, inspiegabile per quanto mi riguarda. Fatemi sapere voi in un commento cosa ne pensate, sia di questo trailer, sia del gioco in generale, cosa vi aspettate,
e sia dell'importanza della pubblicità e degli spot, dei trailer nel mondo videoludico. Mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto per supportare tutti i miei contenuti. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!